Ciao Ciao! a tutti per questo episodio speciale. Sì, in realtà questa volta facciamo praticamente il contrario, partiamo dall'episodio speciale e poi riprenderanno in teoria le puntate normali. Sì, non, non lo sappiamo ancora al momento della registrazione. Quindi è, è tutto in divenire. Ci, in realtà Giulia ci tiene talmente tanto che la puntata di Halloweenesca che... Si fa. Ci stiamo... Io penso non dormirò per montare questo episodio, ma va bene. <ride> Aiuto, <ride> ma ne varrà la pena? Assolutamente, soprattutto sì. per voi. Oh, yes. Quindi, benvenuti allo speciale Halloween di Zit e Guarda. Esatto. E soprattutto, bentornati a Zit e Guarda. Ormai è da qualche mese che non ci si sente. Ma eh sì. eccoci di nuovo qua Io sono Jacopo. Io sono Giulia. E oggi facciamo praticamente più o meno la stessa cosa che abbiamo fatto l'ultima volta che ci siamo sentiti, ma adesso è ottobre, quindi ha senso. Ah, effettivamente per chi ascolta è doppio Halloween. Esatto! Quindi. Che wow. bello, no, il no. sogno della mia vita. Era proprio questo che volevo Tutto fare. Tutto secondo i piani. Oh yes. Quindi ci costringeremo tutti e due a vedere un film nello stesso momento e poi li commenteremo insieme nello stesso momento. Sarà un casino e non vedo l'ora. Yeah! Allora... Da dove partiamo? Mi sa che devi iniziare tu. Devo iniziare io? Sì. Ma è la tua festa? Vabbè, allora non in vuoi. realtà, no, no, posso iniziare. Sono, sono abbastanza confident. Diciamo che la scelta del mio film è stata mh, casuale, mm. ma non troppo. cioè, nel senso, il mood non è proprio da Halloween, ma il, il setting, sì, Quello, il, le persone che si muovono in questo film, sì. E la cosa mi piaceva molto, mi faceva molto ridere. Siccome è tutto molto improvvisato, ho, ho pochi indizi e cose da trovare sinceramente ne parleremo, ma io andrei così. Io ti lascio con un... ti dico solo... no, parto con i tuoi indizi così provi a indovinare, perché sono solo due. Ok, vediamo se capisco. Il primo è Vampiri. Oddio, già adoro tantissimo. <ride> che bello! È Twilight. <ride> no, non è. Twilight. <ride> non l'ho mai visto, Non la mai... infatti, no, però lo conservo per il prossimo allumen. Primo indizio è vampiri. E il secondo indizio è spada. Spada. E basta. Ma una spada. Prop... Spada. Cioè, una spada. La parola spada. La parola o l'oggetto? La parola. La parola è molto specifico. Sì, oddio allora, vampiri e spade. <ride> e boh. no, no, spada ah, singolare. Solo una. <ride> ok, solo una. Ehm... E il motivo per cui ho scelto questo indizio è talmente stupido che dopo mi insulterai, però. <ride> <ride> Ti giuro, non ho idea. Cioè, non lo so. Immagino, Dai. però, che i vampiri vengano impalati con la spada? Sì, assolutamente, okay. più e più volte. Ecco. E quindi Van Helsing? No, no. Van... <ride> <ride> beh, 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 mi piace come ragioni, però hai visto. Uh, non ci niente la spada. però ho provato. Uh, mi piace come ragioni. Oh, mia ci sono <ride> i ninja. <ride> mm, no, non tecnicamente. Fanno cose da ninja. Come non tecnicamente? <ride> io l'ho detto così a cazzo per un gag. <ride> e tu mi, mi confermi, Co cosa vuol dire? <ride> Ho paura. Allora, vabbè, non mi sa che io no, te ne so. parlo intanto, Vai, te ne parlo, perché questo sapevo. film è... siamo alla fine degli anni 90. Oddio che bello. 1998. Che bello. Per la precisione. Un anno pazzesco. Un anno pazzesco. Che non mi ricordo, ma pazzesco. Vabbè, ah, fidati che era pazzesco. Siamo in un mondo prima di tante cose che il cinema di questi anni ci ha abituato, ma questo possiamo dire tranquillamente che è una pietra miliare di un grande franchise che non era ancora un grande franchise all'epoca. Oh cacchio, un franchise. Eh sì, il franchise forse il degli, franchise... Ultimi, degli ultimi dieci anni, 15 Con anni. I vampiri. No, no, un franchise non è dei vampiri, ma deriva da un franchise. Se io ti dico Wesley Snipes, tu a cosa pensi? A niente, Vetz, che cos'è? Male, male, non pensare male. Se ti dico... Aspetta, 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 ma è quello dove le persone... Final Destination. No. No, mi piace come ragioni però, non c'entra niente, non è lui, però mi piace Scary movie? No, brava ancora, però Wesley Snipes, e se dico Vampiri è Marvel? Morbius? <ride> oddio oh no, grazie a Dio, no. Non è Morbius, è molto meglio di Morbius, posso dirlo. Oddio, vampiri e Marvel, e eh, ci sono i ti ho, ti ho detto tutto, ti ho eh, detto tutto. No, non lo so. Tu questa sera vedrai il grandissimo film che è Blade. Oh mio Dio! Esatto. Allora, sai cosa? È, è una di quelle robe che io ho sempre sentito nominare, so che esiste, ma io non ho idea di che cosa parli. Il Perfetto. fatto che tu mi dica che parla di vampiri... Mi, mi, mi fa strano perché io ero convinta fosse una roba tipo Fast and Furious. No, no. Però hai capito perché ho detto spada come indizio. Sì, <ride> Poi, non, non ci sarei mai puoi arrivata. Poi insultarmi, però no, no, vo volevo eh, servirtela su un piatto d'argento. Volevo servirtela su un piatto d'argento, ma allo stesso tempo non essere troppo scontato. Che posso dirti su questo film? Siamo negli anni 90. ci sono... Questo tecnicamente è il primo film. Marvel Co non della Mar su un, un personaggio Marvel, ma della Marvel come casa di produzione, insomma, stavano me mettendo fuori la testa perché questo è un anno prima di X-Men, no due anni prima di X-Men, prima di Spider-Man, prima di tutti. Wow. Eh, tu tecnicamente hai già incontrato Blade perché hai visto Deadpool 2? Ah sì, certo. Perché è lui, fondamentalmente. E non sai niente di Blade? Zero. No, non ti voglio spoilerare nulla perché fondamentalmente è... Talmente trash questo film, eh, no, forse, non tra forse camp è la parola giusta, oh, che, che, è meglio, che è meglio, adoro la mia merda eh, come si esatto. Provi. Quindi è un filmame del 98, ma è vietato ai minori che... oh, e quindi, quindi non lo posso vedere. È esatto, che accidente. sei giovane, ho solo 17 anni. <ride> da quanto tempo? Hai 17 anni? No, basta, perché finiamo Veramente... sempre a parlare? <ride> No, allora, questa è corcizione. Mi dispiace, ormai, ormai ti, ti ho portato al lato oscuro. Ti voglio bene, voglio bene Edoardo, però... <ride> Tra l'altro, piccola parentesi, voi non lo sapete, ma proprio ieri ho mandato a Jacopo dei video per fargli vedere il mio <ride> haul di, di cose di Bershka a tema Twilight, perché Bershka ha fatto una collezione di Twilight che è una roba agghiacciante, ma io ovviamente ho comprato tutto. Ma questo fa ancora più ridere perché questo film l'avevo già scelto. Ma proprio ieri la Marvel ha annunciato che il nuovo Blade che doveva uscire con Marshall, da lì, doveva uscire sei mesi fa ed era, ha cambiato regista mille volte, è stato tolto dai, dal programma. Perché no. nessu, nessuno a quanto pare non si sa come fare un film di Blade. E vedendo questo film capirai che è una stronzata perché fare un film di Blade è facilissimo. Ah, cioè okay, Blade sono numero. dei vampiri, sono spade. punto, Questa è la trama di Blade. Sono vampiri, sì, ci sono assoluta, spade. assolutamente sì. <ride> Niente, l'unica kick che ti posso dare, e spero ti faccia molto piacere, è che Vai. questo film è diretto da Steven Norrington, che tu in realtà conosci già perché. Esatto, io mi ricordo questo nome, non mi ricordo perché, perché ma io ha, so che ha diretto qualcos'altro che ho visto. Ha diretto la leggenda degli uomini straordinari. No, vabbè, <ride> no, già sto volando lui. <ride> che ricordiamo ha ucciso la sua carriera perché non ne poteva più quindi qui era ancora più potente quindi... posso dire? sì mio padre <ride> quindi tu vedrai wow. Blade sono molto contento per te è indizi da trovare in realtà è il mood perché questo okay, film questo film passa da momenti di completa serietà anni 90 questo è anche un anno prima di Matrix però ha molto di Matrix ha cioè cappotti neri lunghi occhiali wow. da sole di notte eh, arti Ci marziali piace. e poi un momento dopo cominciano a cacciare come a Marvel. Io, uh, ma the fuck? Così quindi c'è proprio vedrai, vedrai, vedrai. Ok, sono, sono molto felice. Ora io, ora. io, ora io. Dunque, allora, oh, my oh God. mio dio, Jacopo. È qua, oh allora, devo fare delle premesse perché e ce n'è che... bisogno. Eh, forse più di una. <ride> allora, la prima premessa è: Io ho cambiato idea 50 volte. In realtà all'inizio il mio piano era. Lo spoiler, tanto ormai è andato a farsi benedire. Ah. Era farti vedere non un film, ma gli episodi speciali di Halloween di alcune delle più famose serie di Disney Channel ah. dei tempi. Wow. Solo che questa cosa è, è sfumata perché era troppo complicato da organizzare nel tempo. sì, esatto. ci Esatto, eh, e quindi ho ripiegato. È solo che ho scelto un film che io sono. Non sicura al 100%, ma abbastanza sicura che tu abbia già visto. Quindi, nel caso tu abbia già visto questo, ne ho scelto comunque un altro. Ah, quindi è doppia trappola. Cioè, però non dirmelo l'altro, intanto dimmi questo. Prima vorrei far, fartelo indovinare. Quindi certo. ti dirò che è un classico assoluto di Halloween. Ok. È diretto dal sommo. Oh no, è da, da, Ken, da Kenny Ortega? Sì. E eh no, allora non l'ho visto, io non ho visto quasi niente oh di Kenny Dio. Ortega. Oddio, oh no. oh cosa mi stai dicendo? Aspetta, 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 diretto dal sommo. È diretto dal sommo, è un classico di Halloween, nel senso che se esiste Halloween esiste questo film. Penso di capire che abbia Halloween nel titolo, questo film. Non proprio, ma quasi. Ah, okay. Cos'altro ti posso dire? Streghe? Oh oh, sarebbe la terza volta. Eh, lo so. C'è cioè, anche Nicole Kidman ed un pattern che non... No, non c'è Nicole Kidman. Salem. Ok. <ride> Aspira polveri. Streghe Salem. Aspira Pol Allora, aspetta. Salem, il gatto Salem di Sabrina Vita da Streghe. No, no, la, la cittadina. Ah, ok. <ride> Oddio, allora no, non l'hai visto perché eh, avessi no. già capito. <gasps> no. Adesso però sono indecisa perché questo film in realtà secondo me è molto carino. L'altro che volevo farti vedere è una roba oscena eh no, io questo. Vabbè, ormai siamo, siamo. No, però devi vedere, è un calcio. Ecco, calma. Abbiamo Streghe, Salem e. E Aspirapolveri. Aspirapolveri, che sarebbe un ottimo titolo. Quasi come Angus, no. Uh... <ride> Angus Stongs, è <ride> esatto. no. non ne ho idea. Dimmi tutto. Oddio. Cioè, Tu mi stai dicendo, Jacopo, che non hai mai visto Ocus Pocus? Non ho mai visto Ocus Pocus. <gasps> L'ho sentito oh, nominare tante no. volte, ho oh, tipo i meme salvati sul Penso telefono. Penso anche da me perché io sì. non faccio altro che parlare di questo film. Delle tipe che ridono e ma non è così. Ocus Pocus, non l'ho visto. Ocus Pocus, un film iconico. Wow. Allora, cosa dirti su Ocus Pocus? Ti dirò poco perché non voglio fare spoiler, dato che non sai niente. Ma ovviamente, diretto dal sommo, quindi questo già ti fa capire che è un livello alto. Siamo uno, sì, infatti, siamo... Io mi aspetto, siamo mi aspetto balletti, eh? non Te lo dico, vedi, 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 Kenny. Eh, ma sai, lui anche se fa un film normale, comunque, una coreografia esatto. te la tira fuori. Che fai, non la metti? Che fai? Non ce la butti? Cioè, capito, sono troppo felice <ride> perché io amo questo film. Fove, ce la posso fare, <ride> È un film degli anni 90 perché okay. è del 1993. c'ha cioè quel mood, quella patina che, che, che ci piace. Nel cast c'è Sarah Jessica Parker. Oh wow! Yes! Che secondo me spacca perché è proprio un ruolo che le si addice un sacco. Aveva già fatto Sex and the City? No, forse nel 93 non credo ancora. O lo stava non facendo. Sicura. Boh. O se stava iniziando. I don't remember. Non c'eravamo, quindi. <ride> no, esatto. Esatto, cioè, la, co la cosa principale di questo film è che è proprio l'essenza di Halloween. Non so come altro descriverlo. È okay. tutto. Quindi io mi, aspet mi aspetto delle streghe che hanno un mondo fantastico pieno di mostri e vanno nel mondo vero. Io, io ho questo in testa, non so nemmeno se è la verità. Eh, circa. Circa. Eh. E infatti, allora, anche se. Ammetto, non l'ho riguardato per tutti ah, gli indizi, ma tanto lo so a memoria, quindi. quindi posso darti qualche cosa da trovare. La prima, che ti ho detto anche prima, aspirapolveri. Ok. La seconda, zombie. Ok, vai pure. E, e lascerei queste due. Aspirapolveri e zombie? Eh? As sì, sì, sì. Aspirapolveri e zombie? Che comunque... Sì, ma, per, ma perché hanno... senso? <ride> All'interno della trama capirai poi <ride> cosa voglio dire. <ride> Va bene, ci sto. l'hai allora, fatta breve. Sono... Adesso voglio... cioè, vorrei sapere qual è l'altro film, ma non, non me lo dire. Vuoi che, vuoi no, che no, ti no, 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 anche no. perché questo te lo voglio far vedere perché è una di quelle atrocità che ti toccheranno prima o poi. Se pensavi che il programma Protezione dei Principesse fosse una roba orrenda, cioè tesoro, tieniti. È impossibile che sia peggio. No, no, te lo assicuro. No, no, non lo, acc non lo accetto. C'è una barra, the, the bar is in hell. Mm -hmm. Se la barra è all'inferno, questo film è lucifero. Uh, vabbè, tanto adesso devo vedere quello bello. Vabbè, quindi... ti sto mettendo hype. Infatti, basta. no, no, no. Troppe emozioni, sono... è tardi, poi non dormo stasera. No, no, infatti. È Halloween. Uh. Quindi, quindi siamo pronti. Oh sì, siamo pronti. Oh poi. Eh, vado a vedere Blade allora. <ride> Sarà meglio. Io vado a vedere Hokush Pokush. <ride> a dopo. A dopo. Ciao, ciao. Oddio, adoro i libri. Cioè, I film che iniziano con un libro che si apre. Bello, che brutte le streghe. Le amo. Ma tutti questi gesti mentre legge il libro mi fa spaccare. Merda, appena ho visto il tipo ho detto questo è il classico tizio della California che pensa di saperne di più dei campagnoli. È esattamente quello che ha detto la prof, ma che bello. Merda, la bimba che dice, ah, rich people, ti, ti amo, sei la, la più grande bambina del mondo. Mi fa ridere che la strega abbia gli stessi poteri dell'imperatore di Star Wars. Oddio il gatto che parla! <ride> che schifo, hai fatto malissimo, lo adoro! Gli zombie! Che bellini! Con il trucco e tutto! Li adoro, sono bellissimi! Ok, scusa, penso che loro che fangirlano dietro al tizio vestito da diavolo perché pensano sia lui è, è geniale, sono... sono colpito, bellissimo! Oddio, cantano! Sto impazzendo! <ride> si fanno sinodra. No, vabbè! Ecco l'aspirapolvere che vola, <ride> <st> Ma in <ride> questo momento alla Michael Bay, con l'esplosione, le streghe volano via, Kenny. Ma, 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 ma tu chi sei? Lol, le streghe che muoiono e diventano i glitter. Allora il fatto che inizi a avere il filtro blu e dicano è stata morsa da, morsa, morsa da un animale, è subito Twilight, mi dispiace. Scusami, ma la discoteca sotto a... cos'è? Il macello, il, il mattatoio, non lo so, è eh, una roba orribile. Oddio mio. Ok, adesso ho capito il perché devo, devono stare sotto al mattatoio. What the <ride> fuck? È una roba molto creepy scusami ma lui veramente ha lanciato la tipa dalla finestra ma l'ha lanciata proprio del palazzo di fianco e lei ha solo un, un polso slogato ma cosa scusami ma l'antidoto per i vampiri sarebbe iniettargli del collo, dell'aglio poi dell'aglio non lo so tipo frullato, cos'è non ho capito ma, ma, ma c'è una versione di Jabba umana molto, molto inquietante non so cosa dire c'è una metro è subito speed comunque praticamente le origini di Blade sono molto simili a quelle di Renesme <ride> oh mio mi stai dicendo mi stai dicendo che il vampiro si è messo la protezione solare. <ride> Una cremina per evitare di bruciare al sole. Ok. Ma cosa hanno questi che devono sempre lanciare la gente? Ma no, Frost ha pure lanciato la bimba, ma tanto eh, cioè l'ha proprio fatta volare via. No, la mamma plot twist. Ma poi perché stava dentro un cubo? No, la mamma si fa frost. Questo è molto greve. Bentornati! Hello! Come va? Siamo, siamo sorpresi. Siamo contenti. Siamo allucinati. Siamo no, spooked. No, spooked. Spooked. Bene. In italiano: no. Spucati. Spucati. <ride> Stesso umorismo da bambini di 5 anni nello stesso momento, wow. You, you. <ride> allora, da dove iniziare? Da dove iniziare? Beh, allora, in realtà, in teoria inizi tu, quindi dovresti ah, iniziare tu. Faccio sempre gli onori di casa oggi. Va bene, so, va sì. bene, inizio io. Mi è piaciuto tantissimo, cioè mi sono, Oddio, miso, mi, mi sono divertito veramente tanto, so. eh, per motivi diversi dal solito, cioè, okay. no, ne neanche, non, non so come mm. spiegarlo, però ero proprio preso bene dall'inizio alla fine. Cioè, non, eh, intanto partiamo... ah, devo spiegare di cosa ah, parlo. è vero, la trama, giusto, ogni tanto ci dobbiamo anche ricordare di questa cosa. Eh, allora, come è già successo una volta in questo podcast, il film inizia con delle streghe giustiziate. Perché... <ride> che è successo letteralmente un'altra volta eh, se avessi un, eh, esatto, un euro per tutte le, le volte, volte che è successa questa cosa avrei due euro ma è comunque è strano che sia successo strano. due volte eh, delle streghe se vogliono mangiare i bambini durante la notte di Halloween giustamente come devono fare le streghe mm -hmm. e niente vengono scoperte e dicono no no noi vi uccidiamo eh, <ride> proprio così e loro dicono: Ok, però se un vergine o una vergine accenderà questa candela durante la notte di Halloween, noi torneremo e rapiremo tutti i bambini. Ah, e quello lì diventa un gatto immortale. E poi muoiono così sì, 300, Il caos. 300 anni dopo. Puta caso, un, uh, un ragazzino della California, sì, eh, sì. California è arrivato a Salem, eh, dice: Io non credo in queste cose. Accende la candela che tutta la città gli aveva detto di non accendere perché tutta la città per una volta ha ragione, tipo uno di quei pochi film in cui esatto. di solito c'è cioè, eh, tutti che non credono a una persona e quella persona ha ragione, in questa città è, è l'inverso e eh, mi fa molto ridere questa sì. cosa. Cioè, per perché? Perché rischiare? <ride> perché rischiare? E Max, eh, ma io vengo dalla California, cioè io sono Los Angeles uh -huh. e, e accende la candela che. Comunque in sua difesa non era supervisionata da nessuno, è vero, <ride> non è neanche, neanche coperta come la, la, la rosa della bella e la bestia, ma era proprio lì, no, no, in, lì in questa casa, e lui. E l'accende: le streghe tornano e succedono cose divertenti. E, e le streghe fanno molto ridere. In realtà l'apice sì, la, sì. cioè, di questo film sono le, le tre streghe che recitano: cioè la recitazione delle tre streghe, perché tutte e tre sono tre sorelle, molto particolari eh, particolari eh, <ride> molto stupide tutte e tre e questa cosa va, 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 va sottolineata ma non è uno stupido non è cioè non, non lo intendo come offesa è proprio quel tipo di essere cattivi con leggerezza, non so. Esatto, <ride> e poi ci sono anche tutte le gag del fatto che comunque loro è da 300 anni che non, sì. non stanno su, sulla Terra, quindi non sanno un sacco di cose, oh, non sanno sì. come funzionano, e quindi ci sono tutte quelle gaggine un po' sceme, esatto. tipo, cos'è un telefono? Infono, però le usano tutte giusto, Cioè, le, sì, sì, Non, non, non c'è niente che stroppi in questo film, devo dire, come tutti i film Disney Channel che mi hai fatto vedere. Non so se Disney Channel è uscito al cinema questo. No, eh. no, è Disney. Ma al cinema o Disney Channel? No, 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 TV. Ah, TV. Eh, non ha nessuna stroppiatura rispetto ad altri film che mi hai fatto vedere in questa sede. Eh, quindi, vabbè, il maestro Kenny Ortega, Insomma. devo dire, lui non, non si smentisce. Eh, no. Nonostante un protagonista che tu vorresti veramente scuotere tutto il tempo, perché... È vero, cioè io te l'ho detto, Max è veramente un personaggio che io detesto. <ride> cioè, lo detesto ovviamente in senso buono, cioè gli VB, però è veramente insopportabile. Ma nonostante questo, mi piace perché comunque lui viene perculato sì. il 90% delle volte, quindi comunque va bene. Ha fatto una cosa stupida e tutti glielo fanno notare, eh... sì. E continuano a chiamarlo Vergine, anche sua sorella di otto anni. Tipo, continui a questa cosa: che, ok, eh, eh, come si dice il contrario di Slut Shaming? Non so come eh, eh, virgin shaming, non, non lo, so. lo so. Così, però, in questo ah, contesto don't... fa ridere perché è proprio t -t tutti pieni di Max eh, nessuno qua, lo può vedere. Esatto, è... tranne la, vabbè, la, la eh, il, il love interest che, che ci deve essere. Siamo la Disney, però. Bello, e... e basta, questo è il mio commento iniziale. è adesso... commento Ok, adesso ti uh, passo aspetta. la palla. No, okay. no, no, prima de... volevo sapere se hai trovato le cose che ti avevo detto, ma ovviamente Ah, le avrei sì, trovato. le ho trovate, sì, erano abbastanza facili anche perché erano, sì, erano esplicative, cioè. <ride> A un certo punto chiamano lo zo uno, uno zombie, io pensavo tanti zombie, invece ne chiamano solo uno, che a quanto pare era l'ex della strega che Esatto. che, <ride> che lo richiama. <ride> Ma poi questo... la storia tra loro fa morire, Vabbè. Sì, no Però me lo devi rispiegare, perché quella me la sono un po' persa per strada. Cioè... Eh, perché la spiegano un po' così a un po'. Sans. Eh, mm. Però praticamente appunto, cioè, non è che sono stati insieme veramente. Cioè, lei voleva stare con lui, ah, ecco. ma lui no. E quindi lei si è arrabbiata e gli ha scagliato una maledizione, però fa ridere perché in realtà sia Billy che Sara, l'altra sorella, cioè, volevano stare insieme, quindi c'è anche questo conflitto di interessi. <ride> <ride> è una roba stupinissima. Wow, eh, ok, poi l'aspirapolvere, eh, perché a un certo punto le, le streghe gli vengono rubate le, le scope su cui volano da eh, dei bambini ad Halloween che volano via e non si vedono mai più e questa cosa mi ha spaccato perché chissà dove sono potrebbero essere ovunque questi bambini e eh, vabbè e allora vanno nello sgabuzzino per cercare altre scope. Lo sgabuzzino nella scuola, mi sembra. Mi sa di sì. Um, sì. sì. E, e c'era una scopa, un mocio. E poi, alla fine, c'era l'aspirapolvere. Quindi, una delle sorelle si. Cioè, alla <ride> fine non ci avevo mai pensato: ma l'aspirapolvere è la scopa moderna. Quindi esatto. tecnicamente funziona. E... Geniale! Il film è tutto pieno di queste gag stranissime, no? Niente, mi fa ridere. Sì, sì, sono tutte molto strane. Eh, poi ti volevo chiedere anche della scena, me l'hai detto negli audio, però vorrei approfondire la scena <ride> con il diavolo, che per me è forse la scena più bella. Sì, esatto, iconica. perché è Halloween, eh, le stelle che si ritrovano in città con eh, tutti i bambini travestiti, eh, ed essendo travestiti. E loro vorrebbero mangiare i bambini, ma sono travestiti e quindi pensano che siano mostri davvero. Quindi... E li commentano e fanno anche le recensioni tipo di eh, eh, Ma è un po' basso, tutte ah! robe del genere. E poi arrivano a casa di questo che è un tizio vecchietto vestito da diavolo che, eh, che fa dolcetto scherzetto. loro lo vedono, master, master. <ride> e lui, perché comunque, chiaramente, è un don Giovanni. Perché esatto. vuoi che il personaggio vestito da diavolo non sia un po' come si marpione, e dice: Oh, ma che belle, che belle bambine, venite dentro, siete così carine. Anche se queste hanno cioè, una, uh, uh, se una, una è vecchietta, l'altra meno, <ride> sì. l'altra è giovane, però bambine non sono, e le invito dentro, e loro, super eh, con umiltà, oh, grazie maestro, ci invita a casa, grazie. <ride> Ma poi a morire perché arriva la moglie del tizio vestito da diavolo. Sì, cos'è che dico? Ah, ha sposato Medusa perché aveva le, <ride> i serpenti finti nei capelli. E, e lei si gira a guardarla e loro. Ah! <ride> Ma aspetta, cioè, il dettaglio è che non è che aveva i serpenti finti nei capelli, lei si stava facendo i bigodini. Ma sembravano davvero serpenti quelli S che... Ma non lo sono, sono dei ah. robi per fare i capelli ricci. Vedi, <ride> <ride> anche, anche io sarei caduta nella però, trappola. <ride> però loro ovviamente non lo sanno e quindi no, ti giuro, le amo. Sì, no, fantastico. Eh, no, non, non capiscono dell'equivoco per molto tempo e... Eh, eh, shenanigans eh, <ride> tutto il tempo. Poi ne ho altre che mi sono segnato, però... Vai, vai. Me, no, 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 me le voglio tenere per dopo perché tocca a te, poi io... Voglio... Voglio ah, fare, un, fare okay. un po' di passa, passaggio palla. Quindi... Ah, cioè devo iniziare già io a parlare sì, di film? Sì, voglio, voglio che siamo dinamici. Ah, Ma facciamo, facciamo avanti e sì, indietro? Sì, facciamo i pazzi oggi, Oddio, è Halloween. So <ride> crazy. Allora, io non ho mai preso così tanti appunti per oh, un film, no. te lo dico. Ma come? <ride> ma sì, alcune sono anche cose stupide, però vabbè. Vorrei anche eh, ma prima dovrei iniziare con la trama, che è esatto. sempre il mio tallone d'Achille. Diciamo, la trama di Blade. E, ricordiamolo, questa trama è talmente complessa che la Marvel di oggi non riesce a fare un film, a quanto pare. Ma infatti, io non so se sarò Cioè, io, non sono mai in grado di descrivere le trame, quindi oggi ancora meno. Allora, da dove iniziare? <ride> L'incipit di questo film ci mostra una donna incinta che viene portata all'ospedale. Capiamo che è stata morsa da un vampiro e, nell'atto di dare alla luce il suo pargolo, schiatta. Quindi capiamo che comunque c'è una correlazione tra il fatto che lei fosse stata morta dal vampiro e questo bambino che eh, è nato in circostanze un po' così. E infatti, chi è questo bimbo? È Blade, che è una sorta di. Mezzo vampiro, mezzo umano, ok? Sì. Fondamentalmente Renesme di Twilight, la stessa roba uguale. E quindi lui è praticamente un vampiro, che, però, è anche in grado di stare alla luce, perché in questo universo i vampiri non, non possono stare al sole. Sì. Non è in questo universo, i vampiri non potrebbero stare al sole. No, dici, sei, dipende, sei. ci sono universi sì, sì, narrativi in cui <ride> i vampiri possono stare al sole, te lo giuro. Sì, sì, Anche Dracula ti... può stare al sole in realtà. Ah sì? Sì, tesoro. sono ignorante. Esatto. Scusa. Fatti una cultura sui vampiri, Ho visto poi i films. <ride> Comunque. Comunque. Allora, ecco, ehm, lui appunto... Orfano, eccetera. Viene raccattato da questo signore con i capelli lunghi grigi, un po' anziano. Di, di soliti signori un po' burberi che però ci tengono e il, che il, il si mentore, prendono a cuore, ma... esatto. Ma... Ehm, e quindi lui cresce con questo tizio e, e diventa appunto questa specie di macchina assassina per vampiri. Cosa succede? Allora, praticamente c'è un consiglio supremo dei vampiri che ha della gente in mezzo, tra cui questo Frost. Sì, perché vedere. in questo mondo i vampiri controllano tutto, cioè sono ricchissimi, vivono in segreto, hanno la polizia, hanno il governo, hanno tutte queste esatto. cose. Esatto. Però... Tra l'altro, questa cosa, apro una piccola parentesi: è molto simile ad un libro che sto leggendo sui vampiri, che si chiama Bride, perché anche lì c'è proprio tipo questa cosa del consiglio dei vampiri, cioè i vampiri che effettivamente. Convivono con gli umani, ma sono più fighi. È molto, molto simile. È molto simile, me l'ha ricordato tanto, quindi <ride> se avete letto Bride, sapete di cosa sto parlando. <ride> ehm, comunque, c'è cioè, questo appunto: il consiglio supremo. Ehm, questo Frost, che poi è il nostro, diciamo, cattivone della storia. Su cui va pausa Vai. tu dieci anni fa ma anche oggi, avresti avuto una crush per Frost? C ovvio. Ecco, ok, no, ci, ci tenevo... <ride> che domande fai? Perché no, non, non serve come... neanche che lo descriva, cioè la, la crush di e Julie, no. è, cioè, siete più informati di me. Come... No, cioè, allora, ecco, su questo io mi sono proprio appuntato questa cosa, cioè che lui ha il, il look da vampiro perfetto, cioè se devo immaginarmi un vampiro me lo immagino così. Quindi lui, lui è il cattivo. E vuole praticamente dominare sul mondo le solite cose dei cattivi, e per farlo ha bisogno di fare una sorta di magia oscura con il sangue. Ma sì, gli non serve è molto chiaro, eh. È tutta una Beh. roba, comunque, in sostanza Blade vuole fermare lui e lui ha bisogno di Blade perché gli serve il suo sangue per farla breve, questo è quello che succede. Poi le implicazioni sono molteplici, <ride> <ride> però però posso dire, volevo fermarti un attimo perché stai Vai. complicando una cosa semplice. Oh, no. Intende... no, no, okay. no, no, hai, hai detto tutto giusto, non hai sbagliato niente. Non è per questo. Però quello Dai, che no. volevo dire quando dico che la Marvel non riesce oggi a fare un film su Blade. È che è un mezzo vampiro che ammazza i vampiri. Cioè, non è particolarmente complicato come concept. Eh, sì, ci sono riusciti. Trent'anni fa praticamente, ma oggi quanto pare è troppo difficile. Eh, guarda, non so darti spiegazioni. Nessuno può, però ci tenevo a precisare questa cosa, perché non è Shakespeare, ecco, no, certo, certo. Non ci sono livelli di lettura particolari. Non lo so, che forse non fanno più di moda i vampiri. Satude, With a Blade. Comunque, io volevo iniziare, eh, in realtà, ponendoti questo quesito. Cioè, è una mia teoria. Ok, sentiamo subito. Infatti, ragione. ieri quando ho finito il film ti ho detto "Io ho una teoria, ma te la dico domani". Ed eccola qua. Aiuto. Secondo me, in realtà non c'entra un cazzo col film, però vabbè. Secondo me, Kanye West ha visto questo film e ha deciso di basare la sua intera personalità e il suo intero look su Blade. Tu hai presente Kanye West? Io Come si, sì. come si muove, come sì. parla, come si veste? Ok. È okay. identico. Ok, allora. È palesemente Kanye West. Sono un, un po' offeso per Blade perché... Ovvio. Eh, ok, però... perché, perché Blade, uh, uh, come si dice, ha uh, uh, the juice per, per queste cose. Cioè, uh, è, un è un personaggio con zero profondità. Nel senso, no, no, non in senso brutto, però è uno di quei protagonisti, cioè quello che vedi è quello che è. Non è sì, sì, sì. Non certo. è, è, è incazzato. Vuole vendetta perché gli hanno ucciso la mamma. Eh, però si diverte anche un sacco in quello che fa. Eh, ogni tanto, in altri momenti, è un po' inca è più incazzato del solito. Eh, non è che abbia hobby particolari, non ha interessi. Sì, cioè La sua passione è quello che fa ed è ammazzare vampiri. Riesce anche esatto. piuttosto bene. E ogni tanto fa delle pose fighe senza motivo. Questa volevo proprio nei primi 5 minuti. C'è cioè questa cosa che lui dà un pugno a un tizio e poi fa, è come se sapesse che ci sia una telecamera sì. e fa, fa un gesto. Sì, così, sì, tipo, sì, col pugnetto sì, sì. E Esatto, fa yes. il pugnetto, eh, ma questa cosa la fa continuamente. In posa perché gli piace mettersi in posa. Poi nel dubbio, se ci fosse una telecamera, bene, cioè nel senso, ah. me meglio che mi vedano così. Che in effetti è una cosa molto Kanye West. Esatto, okay. per questo te lo dico, perché a parte... proprio le espressioni sono identiche. O le non espressioni. Ma anche il fatto, esatto, cioè le non espressioni e le espressioni, ma anche il fatto che spesso ha questi cambi repentini, tipo sì. sta ridendo haha, e poi torna serissimo. Vero. è cani è vero eh, poi c'è anche questa cosa che eh, spesso entra in scena e parla al, parla al cattivo di turno ma non lo guarda in faccia tipo di esatto, profilo apposta sì, 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 sì. e poi si gira verso di lui perché lui non, non lo sa ma però gli piace un po' cioè è molto drama, molto drama queen sì, però esatto. è bravo in essere drama queen cioè funziona sì, sì. perché letteralmente è la prima cosa che Sai di Blade quando entra in scena? È che tutti gli altri vampiri del momento lo guardano e dico, cazzo è lui, è Blade, oh mio dio! Oh mio dio! È come quando entra no, il quarterback della scuola americana e dico, oh mio dio, è Chad! È Troy Bolton! È Troy Bolton, uguale. È lui. Solo che poi ti ammazza. Eh sì, quindi insomma, questo è, è quello che cioè, era il mio quesito. Eh, non è possibile, cioè, i, i tempi combaciano anche perché 98, che quanti anni hanno? Non più di 50. Non lo so, sai. Aspetta che ci no. guardo. Kanye West è del 77. Quindi nel 98 aveva 20 anni più o meno. Ah. Eh. quindi ci sta che un ventenne veda un film e dice "Baserò tutta la mia personalità futura su questa cosa". Cioè, Forse è la cosa più relatable di Kanye West che abbia mai sentito. Declinata male, però <ride> è, una è una cosa in cui posso rivedermi. Però sì, cioè io... io non mi interessa se non è vero, io da oggi credo questa No, no, è, questa è, ca cosa. È, è, è canone. Per, è canon, uh, Per chi okay, ascol ascolta questo, questo podcast uh, è canon. È canon, ok, perfetto. Ti è piaciuto Blade allora? allora sì, eh, ma mi ha fatto molto ridere. È stato molto divertente. È stato allora. Aveva il mood giusto, cioè avevi ragione. È molto un mood Halloween perché comunque vabbè, ci sono i vampiri. Ci sono tutte le cose un po' ehm, anche un po' splatter tra mille virgolette. Cioè nel senso sì. che ogni tanto si vede del sangue, eh, niente di che però. E poi c'è il filtro blu che io ho apprezzato esatto. molto perché sappiamo che fa subito Twilight e comunque ti, ti dà quel modo proprio spooky eh, però uno spooky non, non ecco non pocus no che è proprio più lo spettro comfort, comfort. Esatto. esatto questo è lo, lo spooky adolescente ribelle non so come che, che è un po' locali underground eh, un po' tra l'altro quello che mi piace di questo film è che non c'è un grande dibattito sul eh, Sull'ammazzare am i vampiri o no, cioè è, non, non si ferma a pensare: ma magari alcuni vampiri sono solo no, eh, appunto, uh -huh. stati trasformati. No, uh -huh. i vampiri sono cattivi. E loro lo Il sanno: lo, lo sanno benissimo, e si comportano in quanto tali: cioè noi abbiamo i night club dove attiriamo la gente, ce la mangiamo, eh, facciamo i rave nella pioggia di sangue, letteralmente. Eh, molto ridere questa cosa, si sì, sì, fa, fa, fa molto ridere. E i vampiri hanno questa vita edonistica completamente che è molto old school, da un certo punto di vista. Però nel, nel mondo moderno, poi hanno i night club, hanno le le troghe strane I, va i vampiri fumano in questo universo mi fa molto ridere e ci sono sì, due o tre vampiri che ogni tanto tirano fuori una stecca e se la, la, grande, la, se la fanno su e dai e, e, e Blaze dice no solo io posso essere così figo e... no ecco mm. ci sono alcune cose che mi sono piaciute a livello registico ok tipo ehm, l'effetto che danno al sole quando la tipella inizia a trasformarsi, poi non si trasforma, insomma, comunque... Ah sì, perché in tutto questo lui eh, praticamente eh, una tizia all'obitorio, viene aggredita da un vampiro che sembrava morto ma non lo era. Eh, la politica di Blade è... Eh, io se uno si trasforma in vampiro lo ammazzo, cioè non faccio troppe domande. Sì. Però questa vi ricordava la sua mamma, allora lui se la porta e prova a curare. A quanto pare c'è un lasso di tempo in cui si può curare questa cosa, non è chiaro. Poi su, su di lei la protagonista femminile ci torno dopo, però dimmi, okay, tu, dimmi, okay. dimmi tutto. Eh, no, mi, mi piaceva molto questa cosa del, del sole perché mh, è un po' come se vedessi il loro POV, okay. <ride> cioè co come loro percepiscono la luce e il sole. Eh, ed era una roba interessante perché sembra proprio una roba che effettivamente può bruciarti. Mm, mi ha subito sì. dato quel senso lì e mi piaceva anche come facevano i cambi di fotografia quando c'era questo effetto, eh, non, non lo so. Era una roba, era ah, una roba vero, stupidina, sì. però bella, cioè, mi, non hai mi fa neanche, ah, neanche fatto troppo caso. però hai, hai ragione. Perché poi, ieri sera sono riuscito a rivederlo dopo il Grande. quindi ho, ho studiato il mio film, che va bene. Questa puntata più a forse questa è la volta in cui i, i due film che guardiamo. Mm. Cioè, scusa, la volta, la seconda volta che lo facciamo, quindi, rispetto all'altra volta, che hanno pochissime cose in comune. In realtà sono proprio sullo spettro completamente opposto è vero, del... È vero, Sì, sì, del... hanno pochissimo, perché il mio è proprio comfort movie, molto cheesy, molto per bambini. Invece Blade è un po'... È, è cheesy Moody. per teenager, cioè in realtà se vedi questo film da teenager ti dici, ma questa è la cosa più figa e seria che abbia mai visto in vita mia, mm. quando in realtà, cioè, è... È un cartone animato con le persone, però <ride> bello. Però tornando a Hocus Pocus, io avevo una, mm -hmm. una, una serie di eh, cose belle che mi sono piaciute. Vai. Allora, intanto questo film ha dei set pazzeschi. Cioè... È vero, è mh, vero. Per essere un film per la televisione, porca vacca. Cioè, allora, sono quei set che quando li vedi dici, ok, questo è un set fatto girarci un film dentro così però 100 del budget lo vedi dove è, dov è andato e, e in senso buono cioè nel senso tu, tu, tutti i dettagli piccolini anche però messi lì bene eh, le streghe che volano sulle scope lo vedi benissimo che è, è un trucco però è tutto costruito nel modo giusto per cui dici ok si sì, è palesemente un, c'è una gruda da qualche parte che la tiene su <ride> Però anche gli attori sono super, come si dice, committed. To, eh, cioè, ah, sì, sono, investiti. Si sì, si prestano sì. tantissimo alla, alla, alla messa in scena e quindi non, non è che ti fai neanche troppe domande, lì ci, soprattutto quando le streghe volano sulle scope. Eccetera, sono talmente divertite da questa cosa e che, che io ero più divertito di loro perché effettivamente volare su una scopa deve essere una figata. Eh, sì, sì, sì. Ma tra l'altro mi fa piacere che dici mh. questa cosa perché eh, ne approfitto per dirti che c'è anche il secondo film di. Anche quella era una, una cosa che volevo dire alla fine. Cioè ah, ecco. È strano che non. Penso, invece c'è, pensavo che. C'è, non... ma è uscito l'anno scorso, mi sembra, Otto. o due anni fa, non mi Davvero? ricordo. Sì, per il trentesimo anniversario. E ti dirò, è molto carino: non è diretto dal sommo, quindi comunque ah, eh. Okay. Eh, però è stato bello proprio perché tutte e tre le protagoniste erano molto felici di tornare perché dicevano che quello di Ocus Pocus è stato uno dei set più belli della loro, della loro vita, perché è stato comunque un set divertente dove insomma bello, è stato bello lavorare al film. Eh, ma, ma infatti io lo, io, io lo volevo dire: era, gli attori si vedeva che tutti sì. quanti erano presi bene, cioè non ce n'era. No, c'è cioè sempre a volte quel, quello che capisci che sta, cioè sta lavorando e fa anche un ottimo lavoro, magari però. Cioè, avesse fatto altro, non gli sarebbe cambiato molto. Qua invece erano proprio. Sì, sì. E, e tra l'altro c'è la, una delle tre che è quella con i capelli neri fatti un po'. Sì, che punta. mi sembra di averla vista in Harry Potter in realtà. Eh, può essere, non me lo ricordo. Mi sembra una delle dei professori, non so. Non ne sono sicura, non lo so, non, non, Vabbè, non ho però... idea. Però lei, per dire, eh, ha sempre detto che Hocus Pocus è diventato proprio una tradizione anche nella sua famiglia, cioè che tutti gli anni lo riguardano. <ride> che carini. Sì. E ci stanno, infatti, è perché è, è un tipo di film in cui devi essere molto leggero, da mm -hmm. cioè quel tipo di leggerezza mh, sciocca ma sì. in, in modo giusto però devi essere super eh, di, disposto a prestarti a questa cosa perché se non lo fai non ha senso non funziona mm -hmm. e, e, e tutti lo sono tutti gli attori anche i genitori di lui di max si chiamano mi ricordo sì. che, che hanno tipo tre scene però <ride> hanno, hanno tre scene in cui mille per cento nel senso sì, 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 siamo qua devo dire due cazzate le dico Esatto. Sì. E qui posso dire il merito è sempre del regista, che sa dirigere. Sa dirigere i bambini, soprattutto cioè i giovani, sì, sì, direi. Esatto. Perché, vabbè, gli adulti devi saperlo fare, però sono adulti, nel senso, li devi tenere. Qua c'è una bambina di 8 anni, 9, quanti ne aveva, ha un personaggio, ha una, sì. un carattere, ha una cosa, ed è tutto... Non è che non è quei film che ti dicono, ah, lei è mia sorella, è un po' rompipalle, un po' saccente, anche se è piccola. No, lei lo fa e lo fa vedere, cioè, classica bambina qui non devi mettere i piedi in testa e mm -hmm. che sa il fatto suo anche quando non sa niente. Però, yes. Vabbè, questo era non... il mio modo per fare dei complimenti a Kenny. perché No, ma vabbè, è non c'è bisogno, grande. nel senso. <ride> so, so, solo reverenza nei confronti di Kenny. Le streghe, la, allora, tutte e tre, pazzesche. Mm -hmm. eh, io, vabbè, menzione speciale per Sara Jessica Parker perché, è ecco, quel suo ruolo è proprio la, la, la bionda stupida cioè l'equivalente di Karen mm. di Mingers in versione strega mm -hmm. e spacca cioè lei è, è bravissima è bravissima roba. cioè fa spaccare la ridere e ha tipo sei battute complete in tutto il film tutto il resto <ride> sono gesti versetti e io non so poi dove è venuta sta cosa ci sono dei momenti in cui le tre streghe camminano insieme e tirano sulla gonna e fanno un movimento in sinc Sincronizzato e non so da dove esce, non so chi abbia avuto l'idea, però tutte e tre sono talmente. Cioè, dici, certo, lo, lo fanno tutti i giorni, questa cosa, eh, non si sa perché, e non, non, so, non so spiegarlo, non so parlare quando sono preso bene <ride> no, dalle da no, no. cose. ho capito, allora io non so se abbia un, cioè se ci sia una lore dietro questa cosa, no? Eh, ma il, è, quello il punto, è quello il punto, anche se non c'è, tu pensi che ci sia, e, sì, sì, e, sì. e quindi. De, sei, cioè stai lì, sei nel, sei nel momento vedi, vedi la scena e dici ok, questo è il modo di fare, lo fanno no se... però te lo dicevo perché eh, sicuramente non lo ricordi ma succede anche in Angostanks and Perfect Snogging che le ragazze iniziano a camminare così no non me lo ricordavo sì. <ride> quindi non so se è una cosa tipo che si fa, cioè, non ho idea questo modo di ciondolare con la testa destra e sì. sinistra guardando, e niente. Sarà Jessica Parker. Se potessi fare più film in cui sei stupida, eh, sarei <ride> in, in, se, sempre in senso buono perché mh, sì, no, certo. cioè, ver veramente wow. Cioè, ti, ti ho rivalutata. Con... So che ci stai ascoltando, Sara. Ciao, Sara. <ride> Ciao, Sara, grazie di tutto. Eh, L'altra sorella, quella più, eh, un po' più passiva, non so come dirla, quella che, che si fa mettere. Cioè, la sorella maggiore mette i piedi in testa tutte le, due, le altre due esatto. sorelle. Però questa in particolare è molto succube. Remissiva. sì. Remissiva. Eh, sì. remissiva. Eh, anche lei pazzesca, cioè. Lì che... Eh, ecco, mi ha ricordato, non so tu quanti ne hai visti, ne abbiamo visto uno insieme di quei film, ma non, non so quanti altri, Fantozzi. Ah, certo, Le, lei è molto Fantozzi, cioè, nel senso, tutta schiena bassa. <ride> detto, no, scusa, scusa, hai ragione così. Mi, scusi, certo, ingeg certo. mi scusi, ingegnere, va di lei. <ride> Ti giuro, è, per me è Fantoziana, è quindi incredibile. incredibile. Ma la strega principale la... sì, sì la, la, la più la, grande la Head Witch, si mm -hmm. chiama Winnie. Mi sembra Winnie, sì, Winnie è cioè è, boh, spaziale, sì, cioè senso, lei è un altro livello, non penso sia un altro pianeta. Cioè, non, non mi sembra un'attrice particolarmente famosa, poi o no, oh, oh sì. sai che non me lo ricordo, guarda, te lo dico subito perché però comunque è molto teatrale e funziona tanto in questo film. Ha vinto 3 Grammy, 3 Emmy, 2 Tony Award e 4 Golden Globes. Ah, ed è stata candidata due volte a premio Oscar. Ok, sono io che Posso non la dire, conosco allora. Minchino, cioè, no? Infatti anch'io non sapevo sto robe. Chapeau. Beth. <ride> Beth, eh, sì, cioè infatti. Cioè, far culo a tutti. Beth eh, può accompagnare solo, come si suol dire. Un'icona. Tra l'altro è nata a Honolulu. <ride> ok. Pazzesco. Hawaiana. Però, tra l'altro, puoi recitare... Lei è l'unica che ha i denti finti, penso, nel... Sì, Sti sì. incisivi pronunciati alla casa tipo Castoro. <ride> e, ha, ha appunto una scena musical dove... Fa, pensavo fosse un pezzo di Sinatra, ma mi ero confuso con Bewitched, in realtà. Invece è un pezzo di Nina Simone. Sì. Eh, Nina Simone, come si pronuncia? Eh, non lo so come vabbè, si pronuncia, ma eh, va hai, bene. Hai butto spell on you <ride> e... No, beh, l'ho riascoltato in loop tutta la mattina mentre, mentre pulivo casa, cioè... Bellissimo. No, no, è, è bello che mentre fa questa scena mette un incantesimo lo su fa tutta la città e li fa, detto, ballate fino a morire. <ride> per chiudere, con una, sono stato troppo positivo. E... Vai. L'unica cosa che no, non mi è piaciuta del film è il gatto che parla, l'effetto. Ah, beh, sì, è molto cheap. È molto cheap... E... Eh, però tutto il resto non lo è e quindi mi ha, mm -hmm. mi, mi ha dato un po' fastidio eh, cioè, all'inizio lo fanno con un, un pupazzo nella prima mm -hmm. scena usano un pupazzo e ci sta perché ricorda un po' anche Salem di, di Sabrina. Sabrina di Terastrea che no, lo vedi che non è vero però certo. nel, nel, come dicevo prima nel contesto tutto si attacca benissimo e poi c'è sto, invece gatto non è neanche in CGI penso abbiano ripreso il gatto vero e mosso le parti della bocca per farlo parlare quindi ogni tanto c'è sta testa fluttuante e tu dici eh, ok e, e per tornare sempre a Twilight ricorda molto la faccia di Renesme sulla Mi bambina sento male. è vero, è innegabile tutto ritorna a Twilight in qualche modo sempre quindi... comunque <ride> non si scappa Ok, quindi dai, hocus pocus promosso, promosso, certo, come l'ho detto? Certo, promosso. promosso. ogni tanto... Ho detto, ogni tanto il sardo torna fuori, No, modo... no, ogni tanto non so perché eh, il mio cervello va in cortocircuito e sbaglio tutti gli accenti e le robe. Pensa, ieri una persona sarda mi ha fatto i complimenti perché mi ho pronunciato nuoro. Bravo, eh. nessuno lo pronuncia mai come si dovrebbe. Sì, me l'hai insegnato prima, però non mi sembra difficile una volta che lo sai. Eh, lo so, però molti invece si incasinano, sai, perché effettivamente è un po' cacofonico. Eh, ha tutte vocali chiuse ed è una parola con tre vocali. quindi <ride> Nur. <ride> Vabbè, questo non... <ride> Vabbè, eh, questo Anche... si è per un altro per un Torniamo altro a Blade. Torniamo a Blade. Ah no, scusami, prima volevo chiederti... Dimmi tutto, scusami. Quante stelline ha oh, Oculus? Quante poco. stelline? Sì. Non l'ho messo ieri sera, ora che ci penso, però... 5 uh, in realtà, cioè è, è perfetto, non è il mio film preferito, ma non, non gli do il cuore, ecco perché non, non, non l'ho visto da piccolo, però per tutto quello che deve essere, per, non c'è niente che non funziona, wow. a, parte, a parte il gatto, però eh, cioè, wow. a, a, anche il personaggio del gatto fa ridere anche quando è, è brutto da vedere, quindi cioè, no, davvero, non è, Beh, non... questo è, è il secondo 5 che abbiamo dopo. Eh, dopo cosa? dopo lo speed oh wow abbiamo raggiunto Siamo... dei livelli incredibili abbiamo 2.5 eh, diamo... no è, è... non sono felice è... <ride> funziona non è neanche fan service cioè, vorrei anche sottolineare una scena incredibile in cui Kenny Ortega non so perché forse aveva. doveva smaltire il budget mm. e ha deciso che in tutte le altre scene le streghe decollano e semplicemente volano via in questa scena in particolare decollano e quindi il tetto della casa esplode, ma proprio con del fuoco <ride> e delle fiamme. Non c'era bisogno, ma grazie. Nel senso... Eh, il momento, eh, il momento. Avrei Poi dato 5 Bay. stelle lo stesso, però questo ci mette proprio il cappellino. Yes, <ride> questa era... Oh. boom. Eh, a, volte, a volte devi esplodere, perché... <ride> Che ne so, magari aveva, dovevano evadere le tasse, avevano bisogno di smaltire. Chi può dirlo? Guarda, è un film di streak, però abbiamo allocato budget per 50 tonnellate di dinamite, possiamo mettere... Do... E io ho detto, ok, <ride> chi mio. sono io per dire di no? Perché no? Quindi grazie Ocus Pocus, grazie Giulia per avermelo fatto vedere. Prego. Ma quindi torniamo a Blade. Allora, sì. io adesso... Mi sa che ti leggo le cose che mi sono appuntata. Dai, dai. Perché dai. veramente... vabbè Allora, la prima cosa che mi sono scritta è che la tizia, quella di cui abbiamo parlato prima, quindi... Sì. Quello che poi diventa una sorta di love interest, ma non proprio... È, è questo che volevo Vabbè, finisci poi okay. la... Ok. No, è una cagata, però lei ha una casa pazzesca. <ride> ti giuro, io tipo... Che bella casa. come è arredata una, bene. È un'intera e mezzo questa cosa. Sì, che... però mi ha colpito. Ero lì tipo. Ah. Questo divanetto, ah. che bella scelta. <ride> Complimenti, quindi, al reparto scenografia. Ma ah, in realtà è vero, anche tutte le altre scenografie in realtà sono... Sono anche molto lì, belle. Eh, una volta la Marvel usava i set, non sembra possibile sembra al giorno d'oggi. Però, eh, anche perché, eh, a quanto pare... Cioè, te lo giuro, Marvel costa meno un garage di... Eh, la CGI di un garage, non so come spiegartelo, però... Vabbè, eh, questo ti sto interrompendo troppo scusami vai allora qua forse si apre proprio un, un, un discorso comunque ad un certo punto eh, troviamo questo personaggio che è un vampiro che però è praticamente la reincarnazione di Jabba <ride> forse questa è la scena che un po mi ha fatto un po' più schifo a livello di splattering ma perché okay. è un, un po' cruda per, sì. per, per, per me No, lo è, cioè, nel senso... è un po' cruda. Beh, praticamente cosa succede? Sto qua è cattivo, però mh, io non ho ben capito cosa fa, cioè, non ho, non ho capito, però lui stava davanti a dei computer e faceva cose, quindi era diventato gigante. E... Cioè, sì, penso sia tipo la versione, i vampiri sono immortali, non possono morire, se, cioè, muoiono solo con la luce, se smettono di bere sangue tutte le altre, l'argento e l'aglio. Eh, quindi, se è un vampiro è talmente donista che mangia un botto, sta sempre chiuso in casa e non fa niente, diventa ciccione. Effettivamente, questo l'ho vissuto io. Cioè, non non sì, può sì. morire, quindi può solo allargarsi all'infinito, esatto. Eh. Quindi, è, cioè è jabba, cioè non so come sì, sì, descrive sì. È una massa quello. di carne con la faccia, sì Vabbè, e è molto inquietante da vedere. Tra l'altro, ehm, però mi faceva ridere. Perché aveva una vocina, <ride> vero? Che era completamente, cioè, distaccata da, da quello sì. che poi era lui. Così, allora. esatto, un, po un po' così, Esatto, un, un po' così, sembrava. Un filo di sintetizzatore, back. quelli. È... Esatto. esatto. E c'è un momento in particolare in cui io, ti giuro, ho riso proprio tanto. Ho anche tornato indietro per rivederlo, perché a un certo punto lui. <ride> Si rivolge a Blade Che come abbiamo detto appunto Lui è, è un vampiro però può stare al sole Quindi loro nel film lo chiamano Daywalker Quindi sì, In italiano è, può... mi sembra il diurno lo Diurno esatto okay. E lui con questa vocina un po' così Cioè tu immagini quest Questa sì, cosa sì. gigante E con questa vocina Dice Daywalker È <ride> Questo... incredibile È vero però, questo si riattacca all'effetto Blade, per cui quando entri in una stanza tutti sanno chi è. E sono esatto. Con riverenza, eh, e Ma eh, eh, oh mio Dio, è lui. What the fuck. Non lo so. Poi, un'altra un roba che mi ha fatto troppo ridere. Iconica. E che ho apprezzato molto, grazie, facciamo informazione su questo: ovvero la protezione solare. Cioè, i vampiri a volte. <ride> Per poter stare sotto il sole, però non il sole diretto, perché comunque il sole diretto li crepa a prescindere. Sì. Però se c'è il sole ma tu non stai proprio col fascio di luce in faccia, se ti metti la protezione solare... Un botto di protezione solare. Un botto solare, di protezione cioè, solare. Cioè, parliamo a livello di cera, bene. però... Esatto, <ride> esatto, va tutto bene. E io dicevo, ma parla di me! Ma pa Eccomi qua! <ride> Hai preso spunto bravi, da Blade e non lo so. Complimenti, sapevi. esatto. <ride> Però bravi, complimenti, eh, è un'ottima cosa. Prote proteggetevi dal sole, ragazzi, è importante. Infatti potevo, potevo segnartela questa. La... Sì. La skincare è importante. La skin è molto importante. E poi c'è eh, due cose sui vampiri che ho trovato simpatiche. Okay. Allora, la prima è che... Alla fine, quando diciamo quelli del Consiglio Supremo vengono sconfitti, eh, si sgretolano. Vabbè, mm -hmm. i vampiri, sempre in questo film, si, si sgretolano quando muoiono. Si però bruciano, questi qua, esatto, e questi qua hanno lo scheletro da pipistrello, però con la sì. testa umana. Questa cosa l'ho trovata interessante perché, sì, anche piace perché per erano per poi i, va i vampiri anziani esatto, eh, i vampiri uccisi anziani. durante un rituale quindi. Eh. Sì, mi piaceva questa cosa, era molto figa. E, uh, <ride> altra roba, il nostro mitico Frost. Ehm, ad un certo punto fa proprio la mossa del vampiro che c'è anche in Twilight, ovvero quando saltano tipo ragno. Ah, sì, eh, si mette, è vero, è vero. <ride> è vero. Ho riso tantissimo. Ho detto, oh no, è quello. Hai preso il meme di Leonardo DiCaprio che fa, Pi -pi, sì, quello, io, in quel momento. È, è vero. Eh, mi sono segnata tutta una serie di robe su, su Blade come, come personaggio. Bravissimo. era molto... quello che volevo che facessi. Esatto, lui è molto edgy. Sì. E spesso fa o dice cose che fan, fanno molto ridere. Allora... <ride> partiamo da, da vabbè le, delle sue pose ne abbiamo già parlato e tutto. Però io me ne sono segnata una in particolare perché lui c'è cioè questa scena di combattimento dove praticamente fa fuori 50 vampiri nel giro di un minuto mm -hmm. e poi si mette proprio in posa, ma una posa serissima, tipo con fa anche tipo una specie di si mette indietro il cappotto, iconico, eh, cioè iconico. mio padre, non so cos'altro dire. <ride> e poi in realtà, eh, no, volevo parlarne prima di questa cosa. Ma mi sono scordato eh, che in realtà l'unico tentativo di caratterizzazione che hanno dato a Blade mm. è che lui ha tutti i vantaggi dell'essere un vampiro e nessuno ha degli svantaggi perché è forte come esatto. loro, veloce come loro, bla bla bla. Eh, eh, l'unico svantaggio che ha è che anche lui ha sete di sangue. però lui non gli piace mangiare la gente, cioè eh, è, è contro. <ride> Sì, è un eroe. vampiro vegetariano anche lui, come i Cullen. No, neanche, però gli hanno dato... L'hanno risolta con questo siero che gli fa molto male, però lo aiuta a non, non mangiare gli umani. E, e alla fine questa è lui la caratterizzazione che gli danno, perché lui è... Lui alla fine è un mezzo vampiro, ma odia tantissimo il suo lato vampiro. Un po' come mm. Edward Cullen. Esatto. Però eh, <ride> questa cosa non ha nessuna ripercussione sulla trama, è solo... è lì. No, volevo fare i complimenti un attimo a Wesley Snipes, cioè che è l'attore che mm -hmm. fa Blade, perché come dicevamo prima è un personaggio che in questo film almeno, io il fumetto non l'ho letto, non so come sia, magari così, mm -hmm. però di mh, lavoro interiore c'è cioè poco e niente. E, mh, e invece tu lo guardi e comunque è interessante, perché a, a, a tutte queste cose magari anche un po' camp eh, sopra le righe, però mm -hmm. lo caratterizza così. Mh, cioè, è interessante da vedere, poi magari non ci pensi mai più per il resto della tua vita, però cioè, è intrattenimento buono, non so come sei tu sì. l'attrice cioè, sì, 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 traduci sì, sì. No, tra no, 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 quello che ho detto per le masse per, per, far... le ma <ride> per <ride> favore oddio, allora, non lo so, poi dipende da, mm. da attore attore cioè, sicuramente ci sono delle cose su cui puoi lavorare anche a livello interno cioè tutte le cose no, legate... non dico che non lo faccia, dico che non è, è un livello interno che non è esplicitato nel film, cioè questo... Non so come dire, cioè a me sembra, poi questa è la mia opinione, eh, che molte delle cose che lui fa, cioè tutto questo atteggiamento, sia un po' un modo per cope with quello di cui abbiamo parlato, cioè il fatto sì. della madre, il fatto che lui odia se stesso fondamentalmente. Esatto, no, sì, ma eh, poi magari si, si vede, anch'io ci ho pensato, una scena, in realtà c'è una scena che a me mi ha... Oddio, ho toccato molto? No, però è, è fatta molto bene. Dove lui trova il suo mentore morto, uh -huh. o, o morente, coperto da uno straccio e lo, e, e lo scopre senza guardarlo. Che, sì, sì, è bella quella. Che, interessante. Nel senso, che però si, si riattacca a tutte le scene. Il fatto che lui sia molto drammatico anche per fare scena, però in quel mm -hmm. momento non c'è nessuno che lo guarda, eh, è da solo e lo fa comunque. Quindi vuol dire che proprio è. Ah uh -huh, eh, sì, è il suo è, modo è, una di è una costruzione sua, a... per, eh, è il suo guscio, sì, quello lì. Esatto. Eh, quindi niente, volevo prima una piccola parentesi perché sì, il camp, sì, il trash fa ridere tutto, ma... No, no, c'è una costruzione, eh, si vede. C'è una costruzione che non è... Eh, ripeto, poteva anche non esserci magari eh, per, per il tipo di film che è, però lui ce l'ha messa e funziona. E... Oh, yes. e, ba e basta, nel senso, bravi attori, è un lavoro vero. Non, bravi molti, tutti. non molti ci credono, ma <ride> <ride> è così. E poi per concludere mi ero segnata due frasi che lui dice. La prima <ride> mi ha spaccato, la seconda mi ha spaccato ma non l'ho capita quindi ti chiederò. Allora okay. uh, la prima te l'ho detta anche negli audio, però a un certo punto <ride> c'è questa tipa che sta facendo la, la sua love interest, sta facendo delle ricerche sul sangue dei vampiri, cercare mm. un antidoto, bla. E quindi dice, guarda scusa, mi serve un campione del tuo sangue, quindi vieni qua che ti faccio un prelievo. E lui fa... No, scusa, non posso, devo andare in centro. <ride> Ma chi sei? Ma sei Regina George? Ma... I'm sorry, what? Eh, lui fa un po' quello che vuole, lui è... No, scu... adesso no, perché no. devo andare in centro. Ma poi in centro! Sì. Che cosa vuol dire? <ride> no, poi in realtà dice, vado in centro che mi serve un po' di siero per, per non impazzire, però... Sì, è sempre l'attitude. Zero personalità, solo attitude. È il mood. Esatto. E poi l'altra frase. È quella finale, quella contro. Allora, sì, non è... è... ho capito io cosa vole... volesse intendere. Però praticamente, vabbè, appunto, battaglia finale, cosa eccetera, e lui dice: Le teste di cazzo cercano sempre di pattinare in salita. <ride> Allora, questa è una frase che se non sei Wesley Snipes. Non, non, non puoi non, dire. non dirla perché non, non funziona. Ed è la frase che avviene subito prima di far esplodere letteralmente il nemico in, uh, in una sì. nuvola di sangue. Cioè, nel senso che è una cattiva idea andare coi pattini. Cioè... Capito? Stai cercando di fare una cosa impossibile, eh, anche se ti ho detto di non. Eh, Oh, non, non, non sto a spiegare è il mood okay. è, è l'equivalente di quella scena che avviene qualche minuto prima in cui lui sta combattendo sempre contro i soliti mille mm -hmm. vampiri e a un certo punto c'è questa è tutto molto dinamico allora le scene d'azione sono belle salvo quei momenti dell'anno 90 in cui è tutto un po confusionario che non capisce un cazzo mm -hmm. e siamo in uno di quei momenti in cui non si capisce un cazzo poi mm -hmm. stacco su questa scena larghissima di lui è un cattivo che si danno i calci rotanti a vicenda e si mettono sì in, in sincro. È vero? <ride> e, e, e dura, Non dura tanto, ma dura tipo qui due secondi di troppo che ti fa dire, ok, Vado tutta far... scena è, è, è wow. Anche, anche lì, tanto di cappello, non, uh, il regista Steven Norriton, perché hai smesso? Tu avevi, avevi qualcosa, del potenziale. Avevi qualcosa, però sì. capisco. Sì, eh, sì, sì. È... Eh, sì, Motherfuckers Always Try to Skate I Skate uphill the eh, fuck a proposito di motherfucker, c'è un'altra scena molto random. Che mi, mm. mi, forse è la mia preferita del film. E lui sta tornando in ospedale per eh, uccidere un no, ospedale, no, l'obitorio. Per uccidere mm -hmm. un, eh, un vampiro che sembrava morto. In realtà non lo è. Arriva la polizia, e tu in quel momento non lo sai, ma la polizia è sempre alla parte dei vampiri. Mm -hmm. eh, lo vedono, gli sparano, e, e lui è, è un equivalente come alla Kanye West, in cui è serissimo, poi si toglie gli occhiali e dice una cosa tipo, in, che in italiano l'equivalente sarebbe testa di cazzo ma sei scemo. Cioè, la, una, una <ride> cosa... Oh, ma che cazzo fai? Così. E, e poi vabbè, li massacra di botte e tutto il resto. <ride> Hai presente quella scena? Sì, no? sì, ho capito cosa... <ride> Oh. Mamma mia, Motherfucker, are you out of your damn mind, <ride> è tipo la vecchietta che ti dice: Non si corre in corridoio boh, vabbè, sì, sì, no, 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 Blade, Blade, veramente, fa molto bon ridere queste cose qui. Dico due cose veloci, poi la chiudiamo perché Vai. poi parliamo anche troppo. La storia del love, in, love Interest a me piace molto in realtà che non sia un Love Interest, cioè. Sì, esatto, è costruito con questa con quella che potrebbe essere questa premessa, cioè in qualunque altro film probabilmente ci sarebbe stato un sottotono mm -hmm. di questo tipo, e invece qua zero, cioè mh, almeno io non, non lo vedo affatto, tanto che il film finisce, con loro due che si guardano, e di... bella, alla sì, prossima, sì. E, e, e così, e... anzi questo film è abbastanza allergico al concetto di love interest perché... Eh, Uh, letteralmente c'è una scena in cui uh, la protagonista femminile è all'obitorio col vampiro morto davanti che poi non è morto mm -hmm. sta parlando col suo ex che lavora con lei mm -hmm. e, e lui vuole tornare con lei lei non ne ha mezza ma discutono di questa cosa per 4 secondi e a quel punto il film dice no, quest, questo, questo film non parla di questa roba e il vampiro rinasce e ammazza l'ex se lo mangia sì, sì. ex che poi ritorna in vita <ride> Cioè, è va sempre anche lui, lui vampiro zombie un po'. Ah, ecco un punto in comune con uh, la Esatto. vampiro film. zombie uno c'era, ottimo. Eh, lei lo vede e lo ammazza, tipo subito. Gli, eh, lo ammazza, dice, no, questo film non parla di ex, di amore basta. No, sono Dobbiamo ammazzare i vampiri. E anche lei, appena entra nel muro, cioè, ha un, una, una linea di dialogo in cui dice: Ma io non credo ai vampiri. E lui, lei gli risponde: Ma guarda che lei ha visto ieri sera. E lei, ah, ok. E eh. da, quel in, da quel momento in poi lei che vuole insomma sopravvivere alla situazione lo segue e non c'è questa cosa che... Allora è, è, è un po' a metà questa cosa perché vabbè personaggio femminile degli anni 90 quindi un pochino di eh, come si dice male gazing ce l'hai mm -hmm. e il fatto che lei sia meno capace di lui... Anche se ci sta, però non è. Sì, nel contesto cioè, secondo me ha senso comunque. No, no, ma ci sta, però in altri contesti magari lei verrebbe salvata molto di più. Qua lei invece si dà da fare, cioè la, lavora, mm -hmm. si fa i cazzi suoi. Nel senso. L'altro cioè, tizio gli dice: Guarda, se comprati una pistola e se vedi che cominci a, a essere vampiro, sparati perché è meglio così. E lei dice. Magari posso provare a curarmi nel senso che cazzo vuoi? <ride> cioè, <ride> cioè, mi hai messo tu in questa situazione, adesso sì. se permetti decido io che cazzo fare, no? Sì, e poi sì. eh, comincia a seguire Blade perché lui la usa come esca prima, poi gli dice vaffanculo, sei inutile e lei dice, no vaffanculo tu, io adesso ti seguo perché piuttosto che andarmi mm -hmm. in giro da sola con sta gente che mi sta cercando mm -hmm. sinceramente sto più vicino a te <ride> poi sempre nella scena del tizio mostro ciccione giabba mm -hmm. eh, lui dà a lei questa lampada a raggi UV per fare male ai vampiri ah sì, e in ah, altri sì film, capito, ci sarebbe capito. la scena dove no, eh, lui esagera con la lampada e la così dice, no dai, cioè, smettila, non importa Invece lei subito dalla parte di noi, i vampiri effettivamente fanno un po' cagare e li vorrei vedere tutti morti e comincia a sotturare anche lui. Sì, <ride> no. sì, 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 è vero, è vero. Quindi c'è tutto questo filone di lei che è proprio pi piena, piena di tutti, dice vaffanculo, adesso in questa situazione di merda. Giustamente, eh, anche esatto, perché quindi... è, è finita in questa sì, cosa contro la sua volontà. La sua volontà, è... però l'ha presa bene, nel senso ha reagito bene. Eh, sì, ha reagito, ha reagito, Si, ha ha detto, si è vaffanculo. adattata e ha detto no, tu non sai fare un cazzo, io... Io, vabbè, io, io non so ammazzare i vampiri sono un ematologo, io faccio l'ematologa cioè e eh, infatti trova una mezza cura qualcosa, non si capisce in realtà sì, ah no, un strong, un siero, inventa un siero che fa esplodere i vampiri che esatto. comunque nel senso Utile. caccia via no? così <ride> e niente questa era Blade eh, prima day di chiederti prima, <ride> prima di chiederti il voto ti voglio dire Vai. una cosa mm. io in realtà volevo partire da Blade 2 ah oh oh per farteli vedere, Attenzione. ma poi ho pensato che mh, per vedere Blade 2 ci vuole un po' di mood. Ah. Perché in realtà Blade 2 non lo vedremo nel podcast perché secondo, non, non ha lo stesso tipo di, di presa di quel tipo. Perché è molto bello Blade 2 e sai perché è molto bello Blade 2? Mm. Perché è diretto da un tuo carissimo amico che è Guglielmo del Toro, no, adoro. Sì quindi io ti consiglio di vedere Blade 2 non per il podcast ma per te perché è, è come like si dice era, Blade, era Guillermo del Toro dopo i suoi film eh, spagnoli ma prima di, della sua esplosione a Hollywood, Blade 2 okay. l'ha aiutato molto e, e niente, ha un sacco di idee super fighe, il mood è lo stesso ma a livello di Creature cambia completamente perché eh, sai immagino, che il film del immagino, Thor, che i del costumi, Toro abbia... tutte quella. Ma più che figo! Quindi io. Ma ci consiglio. sono comunque sempre i vampiri, ovviamente. Sì, ma c'è. Ci sono cose nuove anche! Di più, cioè, okay. è sempre vampiri, ma te, eh, diciamo che questo il primo film che a me piace, comunque, per me è un bel film di intrattenimento. Mm -hmm. si, si difende. Eh, il 2 lo, lo prende e lo porta a un lo, lo, lo amplia tutta quest'idea del mondo dei vampiri nascosto e questa vita edonistica, ma insomma, anche lì non ti dico che è grande, magari grande cinema a livello di, di altre cose, però c'è una figa. a livello di set, a livello di costumi, trucco e azione, tutto quanto. Eh, il personaggio di Blade non cambia, rimane quello che è, però uh, Guglielmo ha fatto anche Blade 2, quindi alla grande. Te, te lo consiglio caldamente. Eh, poi sarebbe una trilogia, c'è anche Blade 3, ma quello non importa, non è niente di che, c'era Ian Reynolds, però. Vabbè. Però Blade sta, 2 te lo consiglio caldamente. E quindi Blade Stelle non saranno eh, 5, ma non me lo aspetto. No, 5 mm. no, però 3 mezzo, 4, dai. Per il, mood. Per il mood. Sì, certo. sì, sì, per, per le sue pose. Io da, io da piccolo ero convinto che Blade fosse veramente una delle persone più fighe sulla Terra, <ride> e, <ride> e, e invece, era solo è... Kanye West. No, altra kicky, in realtà, eh, l'ultima eh, Wesley Snipes. Prima di fare Red Pull 3, che vabbè, appare come Blade, così. Ha ripreso il ruolo di Blade un'altra un volta in un cameo nella serie di eh, What We Do in the Shadows. Oddio, cosa dove c'è il, il consiglio dei vampiri famosi ah. che sono praticamente attori veri che nella serie sono vampiri e Wesley Snipes nella serie è Wesley Snipes, ma lui è anche Blade. E dice: Eccolo noi Wesley Snipes, il nostro Day Walker. No, vabbè, bellissimo. Perché allora io adoro What We Do in the Shadow il film. Eh. avevo anche iniziato un po' la serie però non sono mai andata avanti Mi io, stai raccom... io ti direi di andare ragione. avanti perché è molto meglio del film secondo eh, me no, eh no, Peraltro... sì eh... lo sapevo eh, è quasi iconico sì sì c'è cioè... cioè Wesley Snipes <ride> ed è molto amico di Tilda Swinton vampiro, si scopre questa cosa, <ride> oh, <mio ride> e niente Dio. e questo era il nostro Halloween bello, divertente sì mi sono divertito molto, spero anche tu. Però sì. direi che ci siamo divertiti. Ora devo solo capire se riuscirò effettivamente a montare questa. Io montata. sono convinto di sì. Ma sì, ce la faremo. Se non riesci a montarla, buttala fuori così com'è, senza taglio, Così, esatto. vi beccate tutto. Mettila nel mondo. <ride> <ride> Merita di essere vista, perché lato mio, secondo me, a, a questo punto, sia ocus pocus che blade, comunque per Halloween sono un attimo... Sì, ma da vedere. Sì, Beh, sì, maratona. Quindi... Ok, magari insieme non lo so, però ci stanno. <ride> Beh, tu l'hai Oppure... fatto prima uno, poi l'altro. Lo consiglieresti? Eh, se fossimo io e te, per situazioni così, se sei con un amico che ha dei gusti completamente diversi Forse dai tuoi, sì, dici stanno. uno per me, uno per te e vi divertite entrambi. In realtà, bello. Perché... È stato bello Jacopo. Buon Halloween! Grazie. Buon Halloween a tutti, anche per e, me è stato molto bello. E ci vedremo presto! Ci vedremo presto, ci organizzeremo in qualche modo, vedrai? Sì. Saremo sì, bravissimi. No, 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 funzionerà tutto. Tanto, tutto. io ho dei film da farti vedere che. Oddio, anch'io. <ride> non vedo l'ora! Che bello! Vabbè, dai, ciao a tutti, Ciao. buon Halloween. Oh, oh, oh. No, questo era più Natale, cazzo!